Buonasera a tutti, dovreste sentirmi, vedere anche il monitor, ovviamente è sempre gradito un feedback in chat. Ok, io ho lanciato anche la presentazione su Facebook, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Allora, prendete sempre nota del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio, in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 61% dei conti dei clienti al dettaglio del TIC 1000 Europe LTD perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Ok, quindi si vede il monitor, ok. Giusto? Nessuno mi ha dato il feedback. Buonasera Antonio, Mauro, Gianluca. Ok, perfetto. Allora, con me questa sera c'è il buon Salvatore Labriola che saluto. Ciao Salvatore. Uno, due, tre, prova Salvatore, mi senti? Eccomi adesso sì. Ciao Giuseppe, ciao a tutti. È scappato, scrive Gianluca. Ok, stasera parliamo del... Diciamo, non è una tua invenzione, una nuova invenzione, perché so che lo utilizzi da tantissimi anni, che è il super trend. Vedremo un po' di cose molto interessanti, però, come sapete, prima di entrare nel vivo, c'è sempre la presentazione del broker che rappresento. Investe, questa volta, di TIC 1000 Europe, visto che comunque i webinar didattici possono essere fatti solo con regolamentazione SISEC, il che anche poi dà la registrazione del passaporto europeo con registrazione presso la Consob, con fondi segregati e separati dalla società assicurati fino a 20.000 euro. TIC 1000 è un broker non di Lindesk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider con una velocità di esecuzione di circa 0,2 secondi grazie a oltre 10 server sparsi per il globo. Non ci sono requote, potete utilizzare tutte le strategie che ritenete opportune e gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato. Non ci sono commissioni sugli indici e sono disponibili anche i microlotti sia sugli indici americani che sul DAX e non ci sono costi sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è una schermata che ho preso dal sito della Consob con il numero di registrazione di TIC 1000 Europe, che è il 4310. Parliamo un po' di conti. TIC 1000 offre sul lato CFD tre tipologie di account. Il conto Pro e il conto VIP sono conti molto simili, in quanto hanno spread a partire da zero, ma la commissione poi cambia a seconda del conto. Con il conto Pro siamo su due unità per ogni 100.000 negoziati, mentre sul conto VIP è addirittura uno, poi vi farò vedere l'ultima schermata in cui faccio un resoconto sulle commissioni che si applicano su euro-dollaro. Poi c'è il conto Classic che non ha commissioni, ma gli spread sono più alti e partono da 1.6. Poi abbiamo anche ovviamente l'offerta sui futures e le opzioni. Futures attraverso la piattaforma CQG, che dà la possibilità anche di provare una demo per 20 giorni, quindi chi è interessato a un attimo approfondire il discorso relativo ai futures o alle opzioni può utilizzare la demo per una ventina di giorni. Poi invece chi ha già una piattaforma che utilizza, quindi ha magari una membership attiva che paga come può essere Multichart o TradingView, tra l'altro su TradingView ho fatto un webinar molto interessante che vi invito a rivedere sulla playlist Italia su YouTube cercando TIC 1000 o Sierra Chart, può utilizzare il nostro data feed attraverso le connessioni API, quindi collegare praticamente il nostro flusso dati alla piattaforma di turno e poi potrà usufruire delle nostre commissioni che sono molto basse. Allora, ritornando sul discorso di CFD, questa è una tabella che ho preso da MyFXBook che racchiude un po' tutta quella che è l'offerta degli spread e delle commissioni che vengono applicate da vari broker, quindi poi vengono confrontati appunto su questa schermata. Noterete come per la maggior parte del tempo TIC 1000 abbia le condizioni migliori rispetto ad altri broker.
E ritorno alla schermata che dicevo prima, quella delle, relativa alle commissioni, per dare un po' a colpo d'occhio quant'è una commissione su un lotto di euro-dollaro. Sul conto pro si paga 4 euro in apertura e chiusura, sul conto VIP addirittura 2 euro, quindi la metà. Rispetto un po' alla media degli altri broker che ho visto applicano circa un 6 euro, tenendo conto tra spread e anche commissioni, si ha un risparmio di circa il 30% con il conto pro e addirittura oltre il 60% con il conto VIP. Allora, io ho terminato la mia presentazione e passo la palla a Salvatore. Dimmi se riesci a condividere. Ancora no, mi devi dare l'autorizzazione. Ah, ok, adesso sì. Vediamo. Vedete il mio monitor? Sì. Sì, allora vediamo un super trend. Vediamo un super trend. Innanzitutto buonasera a tutti e ben trovati. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e anche a coloro che seguiranno poi il webinar in differita. Per chi non mi conosce, mi chiamo Salvatore Labriola, sono un trader indipendente e un programmatore MQL4. Svolgo questo lavoro da oltre 20 anni ormai, anni in cui ho collaborato con diverse banche, SIM e altri broker, e ormai da tempo, credo forse oltre 5 anni, correggimi se sbaglio Giuseppe, ma saranno passati oltre 5 anni che collaboro con... Sì, hai trovato il miglior broker sulla piazza e quindi hai deciso di... con Tikmill, mi sono fermato. Per i clienti real di Tikmill e non solo, anche per i clienti demo, ho rilasciato nel tempo diversi strumenti a titolo del tutto gratuito e spero siano stati utili. Oggi andiamo a vedere un nuovo tool, nuovo nel senso di nuova concezione, però non è nulla che non conosciate già, almeno mi auguro, sempre messo a disposizione gratuita per tutti i clienti real di Tikmill. Vado abbastanza veloce, Giuseppe, poi se ci sono domande mi fermi tu. Sì. Parliamo del super trend. Super trend level, diciamo il nome stesso, da come si vince, è un tool basato sul noto indicatore super trend. Spero che molti di voi sappiate di cosa stia parlando. Vi faccio un breve excursus sul super trend. In giro esistono diverse varianti, diverse versioni gratuite, basta fare una googolata, insomma una ricerca e troverete sicuramente l'indicatore già bello fatto per tutte le piattaforme, non solo per MT4. Poi ognuno lo ha personalizzato un po' come meglio ha ritenuto opportuno. Io su Supertrend ci ho lavorato tantissimo, nel senso che è stato l'indicatore che, diciamo così, su cui mi sono soffermato e ho concentrato molte, molte risorse, perché si presta molto a determinati tipi di strategie. Faccio un breve accenno proprio su Supertrend. È un indicatore di tipo trend following, anzi direi forse l'indicatore per eccellenza di tipo trend following, molto anche meglio rispetto a una media mobile, poi vi faccio vedere perché. Che consente che cosa? Consente di individuare un trend primario e seguirlo, cioè quindi seguirlo in base a come si evolve il mercato. Il super trend è in grado di catturare perfettamente la tendenza, cioè non ci troveremo mai dalla parte sbagliata del mercato, soprattutto quando le tendenze sono belle profonde e marcate. È chiaro che come tutti gli altri indicatori, come gli indicatori in genere, soffrono chiaramente delle fasi di lateralità e non è certo immune da falsi segnali. Che fa? Che possiamo fare con Supertrend? Oltre a individuare il trend primario, seguito poi dal mercato, possiamo ottenere appunto segnali di entrata e uscita, quindi delle buy e delle sell, molto banalmente. L'indicatore, come vedete, diciamo sul grafico si presta configura con queste due linee. Io l'ho configurata rossa e verde, lo potete configurare come volete, però sostanzialmente quando è rosso l'indicatore indica una tendenza al ribasso, quando è verde invece indica una tendenza al rialzo. Molto utile anche l'approccio dell'operatività, cioè quando concerne appunto come gestire l'operazione, nel senso io sono in posizione short, mi posso far aiutare, non so se si vede il mio monitor, cioè vedi la freccia che si muove, no?
posso farmi aiutare stesso dall'indicatore stesso, appunto, a gestire le dinamiche di stop loss. Quindi faccio, una volta che sono entrato sul mercato, ipotizziamo, ecco, questo è lo scenario di euro dollaro negli ultimi 7-8 giorni, questa discesa di euro dollaro, perché se ne dica, il super trend l'ha individuato abbastanza bene, perché è vero che ci sono stati dei falsi segnali, qui ipotizzando diciamo di fare l'automa, no? Quindi mi dice verde, compro qui e vendo qui e perdo 23 pip, da qui a qui ne avrei recuperati 120 pip, quindi ho ampiamente recuperato lo stop e in più mi sono preso un bel po' di guadagno, qui un'altra operazione che tendenzialmente si è chiusa in pareggio e poi una nuova andata ribassista che è stata prontamente catturata dal super trend. Quali sono la particolare del super trend? Perché mi piace particolarmente? Perché in un unico indicatore è concentrato un po' tutto quello che a me personalmente serve per fare il trading. L'indicatore si basa, diciamo così, su un prezzo medio che è dettato da minimo e massimo diviso 2, quindi una banalissima media del minimo e massimo. A questo minimo e massimo andiamo ad abbinare il concetto di volatilità calcolata con un banale ATR. Questo ATR lo andiamo a moltiplicare per un fattore che adesso poi vi faccio vedere a seconda dello strumento e lo andiamo a sottrarre il prezzo a seconda se il trend è a rialzo o a ribasso. La risultante di questa codifica esce fuori un indicatore come lo vedete, cioè quindi verde, long, rosso, short e cerca di seguire diciamo tutta la variante. La tendenza del mercato. Quando il mercato invece si ferma o comunque c'è una breve escursione, la volatilità si riduce, ecco quella particolare del super trend. Il super trend resta piatto, creando queste zone, diciamo, che possono fungere anche da supporto, resistenza, o comunque non il prezzo, diciamo così, l'indicatore non si avvicina molto al prezzo come potrebbe fare una semplice media mobile. Per intenderci, questo è un settaggio, vi faccio vedere, questo è un settaggio molto banale, questo è il mio super trend, chiaramente l'ho rielaborato, l'ho rifatto a mio uso e consumo negli anni, però vabbè, ve l'ho fatto vedere solo uno, dove io sono andato a settare un moltiplicatore dell'ATR pari a 2 volte e l'ATR è preso come a 10 periodi, quindi ho moltiplicato l'ATR a 10 periodi per 2 volte, sommato e sottratto al prezzo. Ora, se volessimo fare la stessa identica cosa, cioè, banalmente prendiamo un altro indicatore, una semplice media mobile, la andiamo a mettere su 10 periodi, magari la mettiamo semplice, giusto per farvi capire, che mettiamo in un altro colore, gialla. Ecco, questo è un altro indicatore di tendenza. La tendenza chiaramente è ribassista, è abbastanza evidente, però rispetto al super trend, ecco, prendiamo questa zona di lateralità. Ecco, se io volessi concentrare la mia operatività molto banalmente, proprio come un automa, sopra la media compro, sotto la media vendo, qui avrei una fase di parecchi falsi segnali ed è difficile poi andare a individuare quando il break è quello giusto e quando non è quello giusto. Nello stesso identico periodo, il super trend, sì, anche esso mi ha dato un falso segnale, ma me ne ha dato uno solo rispetto alla media mobile, motivo per cui mi sono innamorato, diciamo, di questo indicatore. Su questo indicatore non vedo nient'altro, ho scartato, ho tolto di mezzo quanta più roba possibile, perché è chiaro che anche il super trend andrebbe abbinato a qualche altro indicatore di forza relativa e di debolezza, quale può essere uno stocastico, l'RSI e via dicendo. Però io vi dico, più cose ci mettete, più carne a cuocere mettete, più diciamo così avete meno probabilità di successo, e secondo me poi perdete la testa a capire se dovete comprare o dovete vendere. La verità è che dovete avere un metodo, stasera ne vedremo più di qualcuno, e dovete essere bravi ad applicare questo metodo, soprattutto se le statistiche vanno dalla vostra parte. Come dicevo, si presta a diverse tipologie di utilizzo. Stasera ne vedremo solo una parte relativa al trend follower, cioè mi metto in direzione appunto della tendenza. Ma non escludo, e magari sarà occasione probabilmente di un prossimo webinar, vi faccio vedere come utilizzare il super trend anche in una logica di mirror reverting.
A dire il vero, il super trend, se lo andiamo a vedere nelle fasi di lateralità, e io adesso non a caso ho preso questa fascia di mercato proprio per far vedere come il super trend l'ha catturata bene. A dire il vero, però, se andiamo indietro nel tempo e vediamo una fase, diciamo, un po' più laterale, e qui se volessi fare l'automa, quindi long sul segnale verde, short sul segnale rosso, nella fase di lateralità, soprattutto quando poi abbiamo diversi cambi di segnale, e qui ci perdiamo buona parte del guadagno o futuro o che avremmo fatto prima, cioè sostanzialmente tutta questa zona qua di perdita, se sono bravo la recupero con questa. Il problema è che poi che succede? Noi qua ci prendiamo tutte le perdite, poi quando finalmente parte il mercato, appena vediamo un minimo di guadagno, un po' come facciamo tutti, me compreso, portiamo a casa il risultato, però potevamo portarci molto di più. Quanti di noi sono bravi a tenere la posizione per tot tempo, con la tranquillità delle size giuste? Insomma, ci sono diverse difficoltà. Molti utilizzi del super trend, guardando sempre solo l'indicatore del super trend, possiamo trovare delle metodologie che tendono di filtrare i vari segnali operativi. Oggi, ripeto, vedremo solo la direzione a favore. Poi magari, Giuseppe, se ci sarà modo di fare qualche altro webinar, faccio vedere anche come lavorarlo in un'ottica di mirror reverting, cioè esattamente al contrario. Non escludo questa possibilità. L'importante Sì, appunto è assolutamente. Adesso vediamo un po' appunto queste strategie che hai tirato fuori dal super trend. Io un attimo mi fermo, ti faccio bere un bicchiere d'acqua, rispondo ad alcune domande. Una relativa a Tikmill da parte di Gianluca che mi chiede se può aprire un conto demo anche se è già real sotto UK. Sì, puoi aprirlo se hai il conto CFD, quindi assolutamente. Poi se ti riferivi invece a conti futures, se non l'hai mai aperto, puoi farlo, però quelle sono due entità separate, quindi c'è un conto futures e un conto demo, quindi sono due conti distinti e separati. Poi sempre lo stesso Gianluca ti chiede, c'è chi trada con due super trend, uno tarato a 2 e uno tarato a 3. Sì, perché utilizzano praticamente il super trend un po' più lento, quindi a 3 volte l'ATR, seconda pure dello strumento, cioè uno strumento è più volatile, utilizzano un ATR diciamo un po' più lento. Se lo strumento è un po' più meno volatile, utilizzano un ATR più veloce. Io personalmente, a me personalmente non piace tradare con due super trend, è un po' un incrocio di medie mobili sostanzialmente. Mi piacerebbe, cioè, ho focalizzato l'attenzione a lavorare solo con un super trend e cioè focalizzarmi appunto su quel super trend, perché altrimenti sì, effettivamente c'è chi lo utilizza così, cioè prende una tendenza di fondo con un super trend più lento e poi magari lo lavora nell'intermezzo, diciamo, con dei super trend più a breve, diciamo, più a basso ATR. Io personalmente preferisco lavorare un ATR per volta, quindi stabilisco che il mio ATR deve essere una volta, 2 volte, diciamo, il fattore di moltiplicazione, e metto solo un super trend. Ma adesso vi faccio vedere perché utilizzo solo, basterebbe utilizzarne solo uno, perché magari con gli opportuni filtri, con le opportune accortezze, magari mi posso, tra virgolette, salvare. Andiamo a vedere innanzitutto come si presenta l'indicatore, che vi ho, questa qua è la versione base, no? Del super trend. Il super trend, vabbè, do per scontato, poi mi manderete la mail, ho messo anche in sovraimpressione la mia mail, mi manderete un messaggio e tempo tecnico ve lo spedisco. Sapete già come installare un indicatore, vado molto velocemente, lo troverete appunto il file eseguibile che vi do, lo dovete andare a installare nella vostra cartella, apri scheda dati, non so se si vede la cartella, forse no. Sì, M4. in realtà è oscura, sì. Ah. Però vabbè, Lo comunque sapete come si installa?
APIS che è da data, MQL4 lo andate a mettere negli indicatori. Fate un pulsante destro aggiorna sul navigatore. Paolo, questa è una MT4, non la MT5. Sì, questa... sto utilizzando la MT4. Parliamo sempre di MT4. Una volta che avete chiuso e avete la piattaforma oppure aggiornato il vostro navigatore, ve lo troverete tra i vostri indicatori. Si chiama TS Super Trend Level. Questo è un grafico di sterlina dollaro, lo trasciniamo sopra, vi faccio vedere un attimo le variabili esterne. Cerco sempre di mettere il minor numero di variabili esterne proprio per rendere più snella la cosa. Quali sono queste variabili esterne? Le variabili esterne sono: potete impostare una data di inizio, cioè nel senso potete stabilire da che data volete vedere questo super trend, calcolando che i primi due segnali del super trend io li vado a scartare perché mi vanno a inficiare le statistiche che dopo andiamo a vedere, oppure un menu a tendina potete decidere di farlo girare sul massimo storico che avete in piattaforma, e qua dipende da quante barre avete scaricato sul grafico. Tendenzialmente io suggerisco di non superare le 4-5.000 barre per ogni time frame, perché significa poi appesantire di molto la piattaforma. Nel momento in cui volete invece stabilire un periodo di tempo, ipotizziamo un custom date qui, e gli vado a dire: guarda, voglio vedere il super trend da che data, in questo caso è dal 1° di ottobre a mezzanotte, con quale settaggio? 2, 10, questi sono messi di default, però poi vi faccio vedere anche come possibilmente cambiarlo. Statistiche per ora mettiamo a pulse e vi faccio vedere come si presenta l'indicatore. L'indicatore si presenta in questo modo. Come vedete è il classico super trend, quindi sottostante c'è sempre super trend, però a questo super trend io ho abbinato dei livelli, chiamiamoli livelli tarati su dei range di prezzo che adesso vi faccio vedere. I livelli sono i classici livelli di Fibonacci, non mi sono inventato niente di nuovo. Come li calcola questi livelli? Andiamo a vedere un attimo. Non so se... Ecco qua. Vediamo di capire un primo livello. Ecco, prendiamo l'ultimo segnale. Come è stato generato questo livello? Questo livello è stato generato facendo che cosa? Io parto dalla candela di setup. La candela di setup è quella candela la cui chiusura è stata superiore al trend down precedente, quindi ha generato sostanzialmente il cambio di segnale. Aspetto appunto che viene generato il cambio di segnale, quindi mi trovo alla candela di dopo, vado a prendermi questo massimo relativo. Questo massimo relativo per me è la, diciamo così, è lo spartiacque per stabilire, tra virgolette, se il segnale del super trend può essere preso in considerazione oppure no. Che faccio a questo massimo relativo? Questo massimo relativo ve lo simulo, anche se voi questa operazione non la dovreste fare, cioè nel senso non è necessario farla. Vado a prendere questo massimo relativo e lo trasporto come lato 100. Lo vado a ridurre fino al minimo generato dal segnale precedente. In questo caso, scusate, in questo caso, siccome abbiamo due minimi ravvicinati, io lo metto, questa è una mia, diciamo, particolarità, voi non dovete fare assolutamente nulla. Per me questo è il mio supporto. Da questo supporto a questo massimo relativo escono fuori questi livelli. Scusate, 123,60, 161,80, 261,80. Questi livelli io li utilizzerò per fare che cosa? Per farci qualunque cosa. Posso stabilire che l'entrata la voglio fare qui, un target sarà questo e un altro target sarà questo. Facendo in questo modo, questa è una delle tante tecniche, io vado a scartare tutti quei segnali in cui c'è stato semplicemente il cambio di segnale. Ve lo faccio vedere abbastanza velocemente, vediamo se riusciamo a rintracciare un cambio di segnale che è stato filtrato. Eccolo qua. Guardate, dopo questa discesa, il segnale del super trend è cambiato, quindi il trend è diventato long, ma in una delle mie strategie, l'operazione non l'avrei effettuata perché il segnale non è stato abbastanza profondo, nemmeno da toccare il livello 123,60. Per cui questo segnale per me andrebbe, per questa strategia, andrebbe letteralmente scartato.
Questa cosa mi aiuta a filtrare parecchi falsi segnali, anche in un'ottica di time frame minori. Vi ho dimenticato di dire che queste tecniche le potete applicare su qualunque time frame, chiaramente con le dovute accortezze, e su qualunque tipo di strumento. Quindi non dovete cambiare chissà che cosa. Ora, chiaramente, avendo questi livelli a disposizione, l'entrata, un primo take profit, un secondo take profit, è chiaro che adesso ho implementato quasi una strategia bella e buona, perché la mia entrata potrebbe essere, appunto, ripeto, questo livello qui. Il mio stop potrebbe essere questo qui, un primo target potrebbe essere questo, un secondo target potrebbe essere questo. Sulla base di questa strategia, che statistiche io avrei ottenuto? Che risultati avrei ottenuto se avessi applicato alla lettera questo tipo di strategia? E questo lo vediamo con il discorso delle statistiche. Ora, così, se lo tenete così, vi fa vedere solo il super trend con i vari livelli. Molto utile anche per capire un movimento, in teoria, dove potrebbe giungere come targetizzazione. Andiamo a riprendere le variabili esterne. Andiamo a mettere statistiche. Gli andiamo a mettere true. Oh, vi appare questo pannello che potete aprire e chiudere. Chi ha seguito il webinar del time box sa già di che cosa sto parlando, perché è un filo conduttore che ho voluto seguire, cioè ogni indicatore seguire poi un discorso di statistiche. Se non l'avete visto il webinar sul time box, vi invito a farlo. Sulla falsa riga di quel webinar è venuto fuori anche, ho concepito le statistiche relative anche al discorso del super trend, basandomi sulle logiche del super trend, ma soprattutto su diversi tipi di approcci operativi. Cioè, ho praticamente fatto finta che questo non è più un indicatore, ma è un expert che mi dà dei risultati. Quindi sostanzialmente sto facendo semplicemente delle simulazioni, un backtesting, no? della strategia presa in esame. Facciamo un esempio molto banale. Qua abbiamo una sterlina dollaro H1, vedete, ho fatto le statistiche che ho messo dal primo di ottobre. Lui ha preso a riferimento, partono dall'8 di ottobre, perché i primi segnali del super trend io li ho scartati. Il primo segnale utile per le statistiche del super trend dal primo di ottobre è in realtà l'8 ottobre alle ore 8 di mattina. Quanti segnali abbiamo avuto? Abbiamo avuto 35 segnali. Giuseppe, fermami se ci sono domande. Abbiamo avuto, dall'8 ottobre, 35 segnali. Ogni segnale del super trend è durato mediamente 21 barre. Cioè, ogni 21 barre, che significa? Se uno su un H1, ogni segnale del super trend è durato 21 ore, quasi un giorno, chiaramente tarato su H1. Quanti trade ho fatto? Ho fatto, con questa strategia, che adesso poi vi faccio vedere, ho fatto 24 operazioni. Questo significa che se avevo 35 segnali super trend e ne ho fatti solo 24, vuol dire che 11 sono stati filtrati. Che cosa mi ha dato questa strategia con questo tipo di settaggio? E qui poi potete andare a giocare con le varie, con i bottoni che vi ho creato. In questo caso, che cosa ho settato? Ho settato un super trend, come vedete qui, a 2 e 10. Queste freccette che vedete le potete muovere. Cioè, nel senso, potete decidere di muovere direttamente il super trend senza richiamare le variabili esterne. Guardate, a 1,9, a 1,8, a 1,7 o viceversa, aumentando il 2,1, 2,2, lui sposta automaticamente i valori del super trend, dandovi chiaramente sempre statistiche nuove. Ipotizziamo la fase di partenza, abbiamo messo un super trend a 2,10, abbiamo toccato il take profit 19 volte, il 79% dei trade sono andati a profitto, toccando il take profit 1, perché il target che ho impostato adesso in macchina è target 1. Target 1 qual è? È questo livello celestino, quindi la buy che è entrata qui, arrivata a target 1, poi in questo caso a 27 pip, mi ha sbattuto fuori, cioè mi ha portato l'operazione a take profit. Quanti take profit ho preso? Ho preso 19 take profit per un totale di 333 pip. Caso poi take profit 2, take profit custom, che poi vi faccio vedere. Mediamente il take profit è stato di 17 pip, sul take profit 1 è stato di 17 pip. Ho colpito 5 volte, sono andato in stop loss con questa tipologia di stop, che è la stop reverse, e poi vi faccio vedere come cambiarla.
Mediamente ho perso 34 pip ogni stop loss, in totale ho perso 172 pip. 333 pip che avevo guadagnato con i take profit, 172 pip che ho perso con gli stop loss, la strategia così, dalla strategia avrebbe prodotto un 160 pip sul take profit 1. Poi ho inserito altre due statistiche molto 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 importanti, diciamo, sono anch'esse valide, vale la pena perderci due minuti. Vi ho inserito l'average MAE e l'average MFE. L'average MAE non è nient'altro che la massima escussione avversa. Io è vero, ho preso il take profit, diciamo in questo caso, ma prima di prendere il take, facciamo l'esempio di questa sera, prima di prendere questo take profit a più o meno di 20 pip, ho sofferto di 40 pip. Cioè questo mi sta a indicare che mediamente ogni operazione mi ha fatto soffrire 19 pip. Il caso invece di MFE rappresenta quando potevo guadagnare in più, quando a strada ho lasciato, quando i pip ho lasciato per strada perché ho targetizzato a take profit 1. Ora qui vi esce un punto e 93, perché semplicemente, vi faccio un esempio, ecco, lui calcola anche questo, cioè lui è uscito a take profit, ma nell'ambito della stessa candela, in realtà potevamo prendere qualcosina in più, fesserie, 1,93 significa zero. Però vi serve questo dato perché se ipotizzate altri tipi di uscite, vi fa capire quanta strada avete perso chiudendo l'operazione in quella maniera. E soprattutto che drawdown avete avuto mediamente per ogni trade. Queste sono statistiche molto serie e molto importanti, utili per capire se una strategia può avere un senso oppure no. Abbiamo detto che possiamo cambiare il multiplier, no? Cioè il moltiplicatore dell'ATR. Quindi adesso, per esempio, restando fermo il resto, io se vado a modificare questo parametro, mi accorgo che, guardate, ogni volta che io clicco il box diventa questo riquadro, diventa rosso perché sta calcolando. Quando diventa rosso, quando diventa blu, vuol dire che ha finito di calcolare. Guardate, io muovo questo, adesso mi diverto, diciamo, non lo so, non è che ho fatto i test prima, però vi faccio capire, un settaggio a 1,10 rispetto a 2,10, come vedete mi ha generato con queste particolarità, cioè con questi settaggi, solo 2 pip e 48. Quindi è una strategia che se pur anche abbiamo preso il 72% di take profit, 34 operazioni sono andate a take profit, ma vedete, l'average TP è sceso di 11 pip, l'average stop loss è rimasto a 30 pip, io ho guadagnato sì e no 2 pip. Questo vi fa capire come muovere il super trend e chiaramente anche i livelli diciamo relativi, e come si muovono chiaramente le statistiche. Ritorniamo allo stato iniziale, quindi dove guadagnavamo 161 pip, con che cosa? Con questa strategia level, che adesso ve la vado anche a specificare, cioè qui noi abbiamo ipotizzato un'entrata a 123,60, però in questo bottone operativo, cioè io volendo, posso anche cliccarci sopra e dire, a posto di fare l'entrata a 123,60, che succede se faccio un'entrata a 1,5 volte? Cioè quindi aumento, diciamo, il mio filtro, cioè nel senso cerco di filtrare quanti segnali più possibili. Ok, ne abbiamo filtrati di più, però abbiamo ridotto sensibilmente il take profit. Di contro abbiamo ridotto il drawdown. Stessa cosa potreste fare mettendo un valore, ecco, vi faccio vedere, vediamo un po', a 0,50. 0,50 che cosa succede? A 0,50 significa che, facciamo un esempio, ce l'abbiamo proprio davanti agli occhi. Se lo riusciamo a vedere, Giuseppe, dammi conferma se lo vediamo. Vedete, qui è cambiato il super trend. Io ho messo un livello di 1,050 di questo range. Come vedete, non è entrato subito, ha aspettato il pullback di questo, cioè il touch di questo livello, e mi è entrato qui. Quindi ho preso molta più strada. Di contro, però, questa strategia, questo tipo di approccio, ahimè, non mi avrebbe fatto prendere questo segnale. Perché? Perché non ha pullbackato, guardate, lo 0,50, cioè lo ha semplicemente sfiorato, e di contro mi sono perso tutta questa strada. Però è migliorata rispetto a prima. Però è migliorata tantissimo. A 0,50 lo potete mettere a 0,80, potete divertirvi un po', come, ecco, vedete, a 0,80 prendo questa e prenderò anche questo. E però comunque sono, diciamo, pip di tutto rispetto.
Qui poi vi lascio la massima libertà e la massima discrezione nel divertirvi come meglio credete. Chiaramente non state a giocare, cioè la differenza tra un moltiplicatore tra 2 e 2 1, qua parliamo sempre di un mercato OTC, quindi diciamo così, io mi baso sulle chiusure che il mio broker mi comunica, dopo è scontato che il mio broker è affidabile e mi dà delle chiusure affidabili. Però è chiaro che non dovreste, diciamo, lottare sul multiplier vicini, cioè 2-1, 1-9 è la stessa cosa sostanzialmente. Dovreste giocare con moltiplicatori molto più ampi, con settaggi molto diversi, e poi vi potete divertire sia a settare il moltiplicatore sia a settare il number period, che significa se mette un ATR non a 10 periodi ma a 20 periodi e così dicendo. Vi ho fatto vedere la personalizzazione del livello, andiamo a vedere, faccio un reset al volo, perché se chiudete e riavviate lui resetta le variabili preimpostate. Qui questa era la situazione con un target, un net TP, con un target impostato al primo take profit. Che cosa succede? Il take profit anche questo lo potete personalizzare, questo è 1,60, lo possiamo mettere a 1,80 per dire. Che succede se io cambio e vado a target 2? Cioè l'operazione non la vado a chiudere più a target 1, come in questo caso, ma la voglio portare a target 2. Un po' di attenzione qua. Cioè qui che succede? Io qui non ho chiuso per target 2, non sono arrivato a chiudere a target 2. Cambia il segnale del super trend, interviene che cosa? Interviene la modalità di stop che ho concepito. In questo momento la modalità di stop è stop e reverse, quindi nel momento in cui entra la sell, questa buy viene portata a casa in perdita. La sell che è entrata, viceversa, è andata a take profit 2. Il concetto mi sembra abbastanza banale, non so se ci sono domande, però penso che sia abbastanza intuitivo. Una particolarità che vi voglio far vedere, vediamo un po' se, eccolo qua, vi faccio vedere questo esempio, se questa è sempre una delle mie strategie operative, ripeto. Il segnale è entrato qui, purtroppo non ha raggiunto il take profit 2, è cambiato il segnale del super trend, come vedete qui, non è entrata nemmeno la sell, quindi non mi ha fatto fare lo stop reverse. Quando ritorna sopra il prezzo e mi va a toccare la parte alta del super trend down, in questo caso, del trend down, io questa buy porto a casa, la liquido, perché tanto poi che succederà? Cambierà di nuovo il segnale del super trend, diventerà long e avrò nuovi livelli per fare eventualmente la buy. Non so se mi sono spiegato. Questa buy o muore qui con lo stop reverse, oppure cerco di salvarla nella maniera. E questa è già inserita nelle statistiche, questa tipologia, sì, certo, quello che vedete qua è già inserita nelle statistiche. Non mi ha aiutato il target 2, perché comprensivo di questa chicca, permettetemi. Non mi ha aiutato perché sono in negativo di 125 pip a target 2. Possiamo ancora cambiare il target, questo stiamo parlando della strategia level, possiamo cambiare ancora il target e impostare un take profit. Beh, vediamo come va con un take profit in pip. Questi 20 sono take profit 20 pip che potete divertirvi a cambiare sempre con queste freccette. Chiaramente, come vedete, il take profit qui mi evidenzia il take profit 1, qui mi evidenzia se ho selezionato il take profit 2, qui diventa verde o rosso se è il net pip custom, cioè il custom quello che voi andate a inserire. In questo caso è inserito un take profit a 20 pip. Che succede a 25 pip, a 30 pip, a 40 pip, a 50 pip? Insomma, vi divertite un po' come volete. Vedete, più aumento il take profit, piuttosto di andare a mio favore, vedete come sto peggiorando sensibilmente la situazione. Questo con questa tipologia di stop loss. Ritorniamo indietro, andiamo sempre su un 20 pip di take profit e andiamo a giocare il discorso stop. Il discorso stop adesso l'ho messo stop e reverse, voglio uscire a take profit 20 pip, ma posso uscire anche in queste modalità. Contrarian trend, vediamo, però magari mi devo mettere un take profit un po' più lungo, perché sennò esce sempre il take profit. Proviamo un attimo, avete un 100 pip, ecco qua. Contrarian trend, che cosa succede? Non ho raggiunto i miei 100 pip, come non avrei raggiunto il target 2. Contrarian trend, quindi è cambiato il trend contrario, quindi ero trend long, è diventato trend short, esci. Buy,
contrarian trend, esci. Sell, contrarian trend, esci. Modalità di diciamo, una seconda, un'altra opzione di... Cioè, questo è uno stop che si attiva quando cambia il super trend. Qua, esatto, questo è uno stop che nell'ipotesi non ha raggiunto il nostro take profit, al cambio di trend, C-trend, cambio, cioè scusate, stop l'operazione. Cioè lui resta a mercato finché non si verificano due cose, o raggiunge, esatto, il take profit a 100, oppure cambia il super trend e ti fa uscire... che può essere o in profitto, come in quel caso quella pari, certo, il segnale più alto perché è cambiato il super trend in alto, oppure peggiorativo, quindi stop. Esattamente. Prendiamo il caso di questa buy. In questa buy, guardate, ha toccato, ma non ha toccato 100 pip, ne ha toccati 90, no? Diciamo, siccome ho messo 100 pip, è uscito al cambio del trend. È chiaro che se io qua vado a modificare il take profit, ecco, a 90 pip, a questo punto ha raggiunto il take profit e quindi me la contabilizza come un take profit, come quei 90 pip. Questa è la tipologia stop C-trend. Andiamo a vedere un'altra tipologia che ve lo seleziono perché ha un suo perché. Io voglio uscire invece a favore del trend, cioè che cosa succede? Però dobbiamo mettere un take profit molto lontano, sennò... sempre per take profit. Questa buy non esce a cambio trend, cioè al trend contrario, ma esce a trend favorevole. Questa è molto utile, sta strategia, nel momento in cui avete la fortuna di cavalcare delle tendenze molto forti, in modo tale, ecco, vi faccio, vediamo se c'è un esempio, però qua vediamo un po' che si sta andando un po'. 200 pip nemmeno basta, già potrebbe bastare. Vi faccio vedere l'esempio di questa sell. Questa sell, piuttosto di chiuderla qui quando è partito il trend long, me la vado a chiudere quando parte il trend short. Perché? Perché quando poi, diciamo così, se dovesse realmente partire questo trend short, a me entrerebbe poi un'altra sell qui. Nel frattempo, la fascia di mercato di questa buy, io comunque ho cercato di coprirla. Come? Vi faccio vedere, non so se si vede Giuseppe. Io qua ero sell, ma questa fascia di mercato io comunque l'ho portata a casa. Cioè io qua sono soneggiato. Non so se si vede. Ho capito, cioè tu qui entri sia short che long, sì, no? Sì, la short me provo a cavalcarmela, quanto più lungo possibile, perché tanto poi se mi dovesse entrare una buy, io comunque me la faccio, quindi questa fascia di mercato io l'ho neutralizzata sostanzialmente. Però chiaramente voi vi divertite perché sempre le statistiche vi devono dire il perché e il per come. Cioè nel senso, questo tipo, con questo take profit, con questa tipologia, non è andata, non ci dà soddisfazione, ci avrebbe fatto perdere 856 pip. Però con questo pannello oggi lo potete... Questo tipo di strategia tu immagino ne avrai già un po', no, testato, perché proprio la particolarità con cui le hai create... sicuramente non è ci sono adesso, però non mi fare, cioè non so, non mi ricordo, ad esempio su un Nasdaq una cosa del genere potrebbe, che statistiche ti dà? Lo andiamo a vedere dopo, adesso non è che me le posso... dopo guarda che mancano 5 minuti e più o meno la fine del webinar, quindi... accidenti, allora mi devo spiegare, quindi vabbè. No, allora non le spiegare così velocemente perché poi magari abbiamo l'effetto contrario che non si capisce, quindi magari poi uno non gli dedica il tempo che meriterebbero. Allora, le tipologie di stop ne hanno tre, giusto? Allora, di stop ne abbiamo stop e reverse, trend contrario, trend favorevole e stop loss. Lo stop loss come il take profit. Possiamo... Ok, qui lo settiamo noi. E questo è abbastanza semplice. Qua ogni click che fate, poi vedete target 1 e sapete che è il target 1, target 2 e sapete che è il target 2. Con lo stop loss impostato in questo caso a 20 pip, ci avrebbe fatto guadagnare 100 pip. Questo fa tutto parte del mondo level, quindi stiamo parlando della strategia level. La strategia è quella di breakout che ci hai fatto vedere. È quella di breakout sul livello, nel senso che vado a impostare un livello per cercare di filtrare i falsi segnali. La strategia banale, molto banale, symbol, che fa la strategia symbol? A cambio di segnale entro come un automa. Quindi short, long, proprio mi faccio tutti i cambi di segnale. Anche qui, nonostante ci fossero
diversi cambi di segnale, potrei trovare dei settaggi, come dire, potrei trovare delle impostazioni che mi possono portare il risultato in positivo. Io vi faccio un esempio, questo è un 2.10, proviamo a mettere qualcosa di più, no, però non voglio perdere tempo vicino a queste cose. Nel senso che questo... No, però poi una domanda te la devo fare, perché è importante. Intanto in chat, se avete dei dubbi su quello che ha spiegato Salvatore, scrivetelo, così. Oppure se volete analizzare un particolare strumento con questa con questo tipo di statistiche, basta che lo scrivete. Ecco, questa è una strategia symbol, quindi lavora sull'open, praticamente entro l'apertura quando appena si è creata la candela di setup, esco un take profit di 80, uno stop loss di 10, quindi un ottimo rapporto rischio-rendimento. Che cosa mi avrebbe portato? Mi avrebbe portato 170 pip. Attenzione però, perché abbiamo solo un 16% di, diciamo, di trade che sono andate a profitto. Quindi a livello proprio, diciamo, di come dire, convenienza, io non l'adotterei questa strategia. Però è solo per dimostrarvi che anche una banale strategia di tipo symbol potrebbe portarvi, diciamo, dei profitti. Come vedete, io non sto vedendo medie mobili, stocastici, RSA e tutto quello che volete. Sto concentrando la mia analisi solo e esclusivamente su un indicatore e due linee. Stop. Non sto facendo nient'altro. Chiaramente di strategie ce ne sono un'infinità. Oggi stiamo vedendo solo alcune e vi ho fatto vedere la strategia symbol. Volendo, non so Giuseppe se poi... No, quanti ce ne sono lì? Un'altra sola. Questa è la strategia symbol, molto banale, poi vi faccio vedere qualche altra cosa. Un altro tipo di strategia potrebbe essere il pyramid. Che cosa fa il pyramid? Posso stabilire di fare una prima entrata, una seconda entrata, una terza entrata, che di default lo settate così. Una prima entrata a 123,60. Mettiamo un attimo un 2.10. Allora, una prima entrata a 120,60, una a 161,80 e un'altra a 261,80. Molto banalmente andiamo a prendere uno stop loss a 10. Guardate, questa entrata stoppata, questa entrata e questa entrata con lo stop, scusate, con il take profit impostato a 80 pip, mi avrebbe portato tutte e due queste sell a guadagnare che cosa? 80 pip rispetto all'ultimo livello. Quindi che succede? Che su questa guadagno 80 pip, ma su questa ne ho guadagnati 120. E anche qui vi potete divertire sia con il settaggio, quindi lasciate ferma la piramide, diciamo così, e impostate i livelli di entrata, il livello di target, scusate, di take profit. Quando potete impostare il take profit, il target, diciamo, di come livello di Fibonacci, perché il livello di Fibonacci in questo caso ci funge da entrata, non ci funge da uscita. Quindi potreste solo ed esclusivamente giocare con la logica dello stop. Vedete? Voi vedete, cliccate il pulsante. Se non fa nulla, non vuol dire che non è cliccabile. Potete giocare solo con il take profit qua. Take profit, potete andare a vedere che take profit magari soddisfa le vostre esigenze, ma in questo caso che cos'è? È una sterlina d'oro H1, non ci sta premiando granché. Ecco, o con un 20 pip mi avrebbe fatto guadagnare 181, 100, con 20 pip di take profit ci avrebbe fatto guadagnare un 181 pip. Chiaramente poi vi divertite, perché Nasdaq, sapete benissimo, cioè... Adesso faremo un caso studio, perché Antonio, no, scusami, Giuseppe, allora, ci chiede sul gold, quindi facciamo così. Proprio il gold è un po' un birichino, però l'avevo preparato però uno. vediamo che tipo di statistiche abbiamo. Allora, tu abbiamo visto L'avevo tre preparato uno. strategie. Sì, questa ne ho preparata una su, praticamente piramidale, quindi entro a 1,2360, 1,6180 e 2,6180 con stop loss e take profit pari a 20 punti. 20 punti significa 2 dollari in questo per il gold. Mi avrebbe generato 448 punti, quindi avrei comunque guadagnato ben 44 dollari. Questo parliamo dal 6 di settembre, quindi abbiamo pochi, cioè non abbiamo tantissimi segnali, abbiamo 71 segnali, abbiamo fatto 95 trade, 24 sono stati scartati. Chiaramente anche qui, questo è un settaggio, magari me lo salvo e me lo tengo per le prossime, diciamo, per i prossimi sviluppi. Posso girare la frittata come voglio. Che
Che succede a 23,60 con una sola entrata? Take profit 20 e stop loss 20, avrei guadagnato 260 pip. Aumenta, cioè questo ve lo lascio fare a voi, cioè non è che adesso mi metto a perdere tempo a giocare con i vari settaggi, però diciamo ogni volta che voi cliccate un qualche bottone vi cambia le statistiche e così avete il quadro chiaro di qual è, non dico il migliore, ma tra i migliori settaggi anche nella scelta del target. Se 50, faccio un esempio. Aspetta perché c'è un po' di confusione in chat. L'entrata 1,23,60 non è, Gianluca, il, se ho capito bene, Salvatore puoi correggimi, non è il prezzo, ma l'entrata di Fibonacci, giusto? No, è il livello di Fibonacci, cioè questo livello qui, questo 1,23,60 che vedi qua, è questo calcolo, cioè dal supporto, che sarebbe il minimo del segnale precedente, diciamo il minimo, ma non è proprio corretto dire il minimo del segnale precedente mi evidenzia un supporto. Il massimo della candela di setup, adesso vi tolgo un attimo un po' di cose così, ecco. Non so se cioè, quindi tu hai preso tutti i livelli di 1,23,60, cioè questi 47 trade totali, di cui 24 non sono entrati, no? Sono entrati 47 trade, esatto. A 1,23,60. Esatto. Il risultato che ottieni con un take profit di 55, uno stop di 20 pip, è di 410 pip. Con quel mai. Questo è chiaro, no? Perché è molto importante, perché sennò altrimenti sarebbe impossibile confrontare tutti gli strumenti se ad ognuno dobbiamo andarci a mettere il prezzo di entrata. Quindi. Ovviamente Salvatore ne ha inserito uno andando a prendere quel 23,60 che poi può essere modificabile, però sempre parliamo di Fibonacci di livello, giusto? Esatto, sì, l'ho tarato su Fibonacci calcolato sul massimo, nel segnale long, sul massimo della candela di setup fino al supporto, mi escono fuori 123,60, 160, li vedete che sono replicati. Chiaramente questi sono dei livelli standard che io ho settato, ma se vado a cambiare qui e vado a mettere, che ne so, 1,50, vedete, il livello di Fibonacci era qua, 160, ma l'entrata me l'ha spostata qua a 1,50 di sempre relativamente a questo range. E ho ottenuto... Ottimo lavoro. Ho ottenuto questo... Ottimo lavoro, perché ovviamente ci dà la possibilità di testare in tempo reale, quindi senza dover nemmeno conoscere comunque i linguaggi di programmazione, quindi qualcosa di molto immediato che è ottimo per noi trader, diciamo, discrezionali. Fedele ti chiede se hai valutato l'utilizzo di mettere le posizioni a BE, quindi a break-even nel momento che supera i livelli, più un ATR per limitare le perdite sul canale finale. L'ho fatto già, poi l'ho scartato, perché onestamente non era una corretta... Cioè, nel senso, ho trovato molte statistiche a sfavore. Cioè, la cosa di piramidare, quindi quando arriva al secondo livello, mi metto a break-even, quella di prima, ho visto che non mi ha prodotto grandi risultati. Per la verità, mi dovrei concentrare un po' di più. È una possibilità, lo possiamo implementare, però vi voglio anche dire questa cosa: ricordatevi che sempre solo un indicatore, adesso è come se aveste un expert tra le mani e potete fare tutti i backtest che volete, però poi arriveremo sempre al punto che questo dà per scontato che voi siete davanti al computer anche alle 2 di notte. Dubito che alle 2 di notte state davanti al computer a fare il segnale del super trend. Avreste poi bisogno della necessità di farvi automatizzare un expert advisor. Allora, piuttosto di concentrarmi a trovare energie, diciamo, sull'indicatore per farvi vedere tutte queste belle cosette, è forse più utile concentrarsi direttamente a fare l'expert advisor, che almeno diciamo me lo trovo fatto, pronto, con la statistica che mi esce fuori da un backtest, però se lo devo poi mettere in esecuzione io già ho lo strumento pronto. Sì, ovviamente tu l'avrai già fatto, però sappiamo che a livello di compliance non è una cosa che possiamo presentare durante i webinar, quindi ovviamente è sempre a discrezione del trader la scelta di entrare al mercato oppure no. Questi sono
appunto un indicatore che tra l'altro non si trova in maniera standard sulla MT4, quindi ve lo dovete scaricare, è un super trend in cui poi Salvatore vi dà queste statistiche che sono molto utili per farsi dei casi studi, quindi studiarsi qual è magari il miglior setup, vedere quale strumento risponde bene a logiche appunto trend following, quindi soprattutto su magari un Nasdaq sono quasi sicuro che dà dei risultati molto interessanti, soprattutto se andiamo long, quindi bisogna un po' studiarselo. Allora, il tempo purtroppo è scaduto, Salvatore, però sapete che comunque con noi è sempre un laboratorio aperto, chi segue magari anche su Discord o Telegram sa che comunque siamo sempre aperti anche poi a nuove, diciamo, a nuovi casi studio. Allora, come funziona adesso per avere l'indicatore, visto che ce l'ha, me l'hanno chiesto in chat? Ho messo la mail in zona, se vuoi la scrivo anche nella chat. Sì, però allora io domani vi invio la mail con la registrazione e ovviamente poi l'indicatore va sempre richiesto. Ormai sapete, comunque Salvatore, abbiamo fatto diversi webinar con diversi indicatori, che diamo in maniera del tutto gratuita a chi ha l'indicatore. Chi ha il conto con TickMill, dovete inviare a lui però l'email, quindi salab76@gmail.com per ricevere l'indicatore. Chi vuole lo può già fare, può già inviare l'email senza aspettare la mia di domani, altrimenti domani vi invio un reminder e la registrazione a tutti gli iscritti, così poi potete chiedere direttamente a lui l'indicatore. Ok, grazie a tutti, grazie Salvatore. Grazie a te, Giuseppe, grazie. Grazie a voi per la partecipazione. Ciao.